Jessica Antonini è stata travolta dalle polemiche dopo la diffusione dell'intervista rilasciata al settimanale Nuovo in cui dichiara i problemi nati nella sua relazione con Davide Lo Russo. La modella avrebbe insinuato che il suo ex potesse essere gay, scatenando le reazioni dei fan che l'hanno accusata in queste ore. Ragion per cui ha provato a spiegare le sue ragioni, non ho mai chiesto che fosse scritto questo. Ho raccontato che lo sentivo distante anche nell'intimità. Apostrofo. Nelle ultime ore si è scatenata una vera e propria polemica attorno alle dichiarazioni di Jessica Antonini. L'ex volto di Uomini e Donne che, dopo la sua esperienza nel dating show in cui ha conosciuto quello che fino a qualche tempo fa era il suo partner, Davide Lo Russo, ha dichiarato che il ragazzo era particolarmente distante nei suoi confronti e non ha escluso che lui potesse avere altri gusti sessuali. Questo, almeno, è quanto emerge dalla copertina del settimanale Nuovo, al quale la modella ha rilasciato l'intervista presa in esame. In poco tempo le sono arrivati insulti e messaggi minatori, tanto che ha dovuto spiegare nel dettaglio le sue affermazioni. Oltre ad aver chiarito la questione con il direttore della testata Riccardo Signoretti. È bastato che l'intervista circolasse qualche ora per scatenare l'ira delle fan che hanno subito aggredito Jessica Antonini. La quale in alcune storie pubblicate su Instagram, spiegando l'affermazione gay ma non lo sa rivolta al suo ex ha poi aggiunto, si sa che i giornali devono fare sempre il titolo a effetto e appena vista la copertina mi sono sbrigata a sentire chi di dovere. Punto non ho mai chiesto di scrivere così, soprattutto in copertina, mi è stato risposto che dentro è tutto spiegato. Un modo per difendersi e far ragionare coloro che, immediatamente, hanno provato a denigrarla. C'è anche chi è intervenuto in sua difesa, dicendo che nell'intervista non c'è stata alcuna allusione all'orientamento sessuale di Lo Russo. Jessica Antonini, dopo aver deciso di fare una diretta su Instagram per spiegare nel dettaglio quale fosse l'intento delle sue parole, ha condiviso un ulteriore chiarimento con i suoi follower, dove non è mancata una stoccata rivolta a tutti coloro che l'hanno aggredita senza conoscere la verità dei fatti. Questo è quanto ha scritto. Specifico di essermi sentita con Riccardo Signoretti. E lo ringrazio per avermi tranquillizzata. In quanto in queste ore mi avete fatto terrorismo. Ragazzi un pochino più calmi. Leggete la rivista, ho semplicemente raccontato la mia esperienza e parlando in riguardo a prima della sparizione ho raccontato che non c'erano problemi tra di noi se non il fatto che io sentivo sempre questa persona molto fredda e lontana anche dal punto di vista dell'intimità. Punto nessuno ha accusato nessuno è un mio pensiero, può darsi che gli piaccia un altro tipo di donna. Tutto può essere, io mi sono fatta la mia idea che non è affatto diffamatoria verso nessuno. PS poi però quando dalla mattina alla sera mi scrivete insulti pesanti e minacce di morte non battetevi il petto.